Paffutissimi, benvenuti in questa nuovissima guida dove vi mostrerò dove si trovano tutte quante le monete fiore in ogni livello del primo mondo. Iniziamo con il livello 1-1. Benvenuti nel regno dei fiori. Allora, qui le monete sono abbastanza facili da trovare, non hanno nulla di particolare. La prima la troviamo proprio qua sotto. Prendendo la mela elefante che trovate qua sopra, sfasciate tutto e l'avete presa. La prossima si trova un po' più avanti. La potete trovare là sopra l'albero. Potete attivare il fiorino che stava qua per far alzare i tubi e arrivarci in modo più facile. Ma anche da qua si poteva arrivare tranquillamente. La terza moneta, invece, si trova una volta attivato il Wonder Effect. Andate avanti, 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 fino al tubo smolleggioso, eccolo qua, che vi aiuterà a salire sull'albero e a prendere la moneta che si trova lì. Oh. Ed ecco la terza moneta, il musical delle piante piragna. Anche qui sono abbastanza facili da prendere tutte e tre le monete. Ancora siamo ai primi mondi, quindi è fattibilissimo. La prima si trova in questo tubo rosso qua, che ci porterà sullo sfondo, eccoci qua, e andiamo tutto quanto a sinistra. Ed ecco qua la nostra monetina da 10. Entrando nel tubo ci riporterà dove siamo sbucati. Occhio alle piantine, andate avanti, qui troverete l'altra moneta molto semplice sul tragitto. E la prossima la troverete qua. Potete anche non attivare il Wonder Flower se volete. Eccola qua, la terza moneta. All'inseguimento degli sbamboli. Anche qui tutto è abbastanza facile, però occorre avere Mario Elefante ad un certo momento. Potete prenderlo qua tranquillamente. E la prima monetina ce l'ha proprio questo smammolo qua. Lo inseguite, andando prima o poi si fermerà, speriamo. Eccolo qua. E lo fate fuori. Qua rompete tutto e entrate nel tubo rosso. Che qua, occhio a non ucciderlo, perché vi servirà il suo seme proprio per raggiungere la seconda moneta. Ecco qua. E la terza e ultima moneta si trova un po' più giù. Mi raccomando, non perdete il power up elefante, che servirà. Oppela. Ecco, si trova proprio qui. Non fatevi colpire, perché dovete rompere questo blocchettino qua. Entrate, ed ecco la terza moneta. Viceratomi inarrestabili. Anche qua sono abbastanza facili da prendere tutte quante. Però mi raccomando, fate attenzione. Allora, andiamo avanti. Oppela, bla, 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 bla. Ecco qua la prima moneta, però piano, perché questo albero si muove, quindi dovete abbassare uno e due. E poi potete attivare lui, o anche quello di sotto va bene lo stesso. Che vi sfonderà nel passaggio e mi scusi. Vabbè, prendete la moneta. Poi la seconda. Occhio, perché si troverà qui, schianto a terra, e vi porterà in alto. Ci sarà una piccola challenge da schivare queste nuvolette viola, molto semplice, e alla fine troverete la seconda moneta. Ed eccoci qua. La terza e ultima moneta, non prendete il Wonder Flower che si trova là dentro, se no non la potrete prendere. Si trova un po' più avanti. Oppela, là. Eccola qua. Per prendere questa qua dovete far venire lui. Vieni. Occhio che salterà. Adesso dovete farlo girare dall'altro lato. Vieni qua. Perfetto.
Ed ecco la terza moneta. Rotola, rotola, rotopò. Qui, anche qua, sono abbastanza nascostine alcune. E bisogna creare la situazione giusta per poterle prendere. Allora, la prima si trova tranquillamente sul percorso. No, non è difficile trovarla. Infatti, eccola lì. Presa, la prima. Andiamo avanti. Ecco, la seconda è già un po' più complicata, perché bisogna far rotolare prima questo qui, farlo incastrare lì dentro e poi buttare lui, che si incastrerà tra i due tubi rossi e ci spedirà in alto. Ci sarà una piccola challenge. E la seconda moneta è fatta. Andiamo giù. Ok. Ora mi raccomando al Koopa, perché ci servirà un Koopa per poter prendere la terza e ultima moneta. Hoppla. E si trova proprio qua. Eccolo qua, è lui il sospettato. E qua la terza moneta. Avventura con il Koopa sui pattini. Qua, anche qua, la prima moneta è abbastanza in pista. Cioè, la vedete sul cammino, non è nascostissima. Va davanti. Ed eccola qua. La prima è fatta. La seconda, invece, dovete prendere questo fiorellino. Sbrigatevi se non se ne vola via. Andate sopra. Oppela. E posizionatevi qua sotto. Aspettate che passano tutti quanti qua sopra per ammazzarli in un solo colpo. Perfetto. Oh, one up. E seconda moneta presa. Si va avanti verso la terza moneta, che vi servirà un guscio Koopa, quindi pregatevelo qua. E correte, 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 correte. Oh, oh, si sta svegliando. Buono. Possiamo prenderlo anche più avanti, senza problema. E dovete colpire questo blocco qua. Ecco qua, la terza moneta. Chiocciole sui tubi paludosi. Qui sono belle nascostine le monetine. Ma nulla di troppo complesso, ovviamente. Ok. Andiamo. La prima si trova dove c'è quel tizio che spinge. Ecco qua. Infilate il tubo, entrateci dentro e sullo sfondo, prendendo il fiorellino blu, vi comparirà la moneta. La prima delle tre. Andiamo avanti. Qua lo stesso meccanismo. Rompete prima i blocchi, spostate questo tubo e entrate qua dentro. Sono molto vicine queste due monete. Ed eccole qua. La seconda moneta viola. Adesso dobbiamo andare un bel po' avanti fino al fiore Wonder. Hoppella. Che si trova qua. Spostate questo tubo qui. Hoppella. E incastrate questo tubo che attiverà il Wonder Effect. Ok. Adesso il tubo prenderà vita. Hoppella. Sì, di qua, di qua. Di qua. Speriamo questa fase qua. Si può servire l'elefante, c'è un blocchettino, no? E prendete questo fiore qua, che vi farà scendere un tubo. Sbucherete sullo sfondo, ed ecco la terza moneta. Spunzi e tubi semoventi. Qua vi conviene sempre tenere a portata di mano un power-up, che sia l'elefante, la bolla, la trivella o il fiore di fuoco, perché vi serve per far fuori alcuni nemici. Allora, la prima moneta si trova qui, in quel fiorellino blu. Occhio che là lo Spike lancerà la palla spinata e vi farà scendere un tubo che vi porterà sullo sfondo, che passando di qua troverete la prima moneta. Andando leggermente più avanti, sempre attenti all'ispunzo. Qui. Tornate subito indietro se non avete un power up. Se no, uccidetelo col fiore di fuoco l'elefante.
E il terzo power up invece vi servirà sempre un power up, perché dovete sconfiggere le piante piranha che sono qui sotto. Ed ecco qua la terza monetina. A cavallo dei biceratopi. Occhio, perché queste sono abbastanza difficili da prendere, anche perché se ne mancate una non potrete tornare indietro a prenderla. Quindi andate qua, se prendo il funghettino, tante le volte potesse servire, e attivate il Wonder Effect qua. E adesso sopravvivete, però con attenzione. Allora, salite in groppa. Ok, la prima moneta si troverà poco più avanti qua. Saltate, hoppela. La seconda invece non saltate subito, altrimenti non la prenderete, ok. E la terza... ah, ok, si troverà con un piccolo salto tecnico qua sopra, ecco qua, la terza moneta. Gli estensi della foresta crepuscolo. Qui sono abbastanza difficili da trovare perché non si vedono, però sono scure. Allora... andiamo avanti, 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 avanti. E la prima si trova qua. Se non avete potenziamento dell'elefante, potete usare il Koopa tracciandolo, che vi aprirà la strada. Ed ecco la prima. La seconda si trova leggermente più avanti, qua. Occhio al molleggiato. Oppena. Passate di qua. Hop, hop. E la seconda moneta è fatta. La terza si trova un po' più avanti, dopo il Wonder Flower, oppure durante, dipende se l'avete preso o meno. Si troverà qui sotto. Ed ecco la terza moneta, in orbita con i Rotopoppo. Qui sono abbastanza tranquilli e divertenti da prendere. Un po' ribalzose, sì, però divertenti. Allora, andiamo su, bisogna andare su, 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 poi su, 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 ancora più su, sempre più su. Hoppela. Ok. La prima si troverà qua. Ok, dovete prendere il Rotopoppo che si trova lassù, ammazzate lui per sicurezza. E usarlo come piattaforma per salire sopra. Ecco qua, la prima è presa. Continuate a salire. Ma che sono carini questi qua. Continuate a salire. E la seconda si trova laggiù. Potete fare una cosa bella sportiveggiante con un buon timing. Così. L'ultima, ma non meno importante, si trova ancora più su, ovvero qua. Ci servirà un guscio di una lumachina, perché dovremo colpire questo qua. Andiamo a sinistra. Ed eccolo là sopra. Per prenderla, andate ancora di qua, fate cadere lui, che andrà nel buchetto. E fate cadere anche quest'altro, che andrà a riempire il buco a fianco. Hop! Heu! Presa. Però paracadute 1. Questa sfida qua sono abbastanza semplici da prendere. Le troverete direttamente sul percorso senza nessuna insidia e difficoltà particolare. Prendete il funghetto e attivate questo qua. E comparirà la monetina proprio qui. Aspettate il momento giusto per saltare dall'altro lato. Oppela! Continua così. L'altra moneta comparirà poco più avanti, ecco là sopra. Date lo slancio giusto e andate. Non fate come me! E l'ultima moneta si trova proprio lì sopra la bandiera. Quindi prendete un ottimo slancio qua per prenderla.
Salto arrampicata. Anche in questa sfida sono molto semplice perché le trovate sul percorso, però occhio perché una, se non la prendete subito, non potrete tornare indietro e dovrete rigiocare il livello. Quindi andiamo qua, hoppla, prendete il funghettino e si sale. Hoppla. La prima la trovate a sinistra, fate così e voilà. La seconda si trova lì, hoppla, ed eccola qua. Salite ancora e l'ultima si troverà in cima. Fate così, ritornate, doppio salto e si è arrivati. Supercorsa 1, anche qua molto semplici le monete perché le trovate proprio sul vostro percorso. Anzi, è difficile mancarle, si può dire. Andiamo. La prima è proprio qua. La seconda è qui. E la terza poco più avanti. Hoppla. Ed eccola qua. Livello Piazza Pulita, Arena, Tubi Rocciosi. Anche qui per avere il Seme Wonder dovete arrivare semplicemente a fine del livello vivi. Come power up personalmente mi sono trovato bene con l'elefante, soprattutto nella prima fase dei Goomba. Questa qua. Perché li sfasciate molto tranquillamente, così. Mi raccomando, potete prenderla con calma se volete solo finire il livello, ma se volete prendere anche tutte e tre le monete dovete darvi una mossa. Ok. Si va avanti nella seconda fase e ci sono le piante piragna. Potete ammazzare quando sono ancora sopra oppure con i gusci che trovate qua. Aia. Mannaggia. Vieni qua piantina, bella. Ok. E l'ultima fase. Attenzione. Qui non vi servono power up perché ci sono i biceratopi. Dovete semplicemente farli cadere giù. Li triggerate e loro si suicideranno. Non potevi ammazzare anche voi però. Hoppela. Ok, qua lui salterà, quindi non saltate. Bene, è arrivati qua. Se avete fatto meno di 70 secondi, otterrete tutte e tre le monete. Le ultime tre monete le troviamo al castello di Bowser Jr., che non sono poi così difficili da prendere. Andiamo con ordine. Ovviamente addentratevi sempre con attenzione perché la cosa difficile è che i nemici vi spawneranno un po' a random. E che potrebbe cogliervi di sorpresa. Quindi andiamo avanti. E poco più avanti troverete, come non detto, la prima moneta. Che si troverà qua. Quindi salite là sopra e prendete il fiorellino. Sempre con calma. La seconda moneta la troviamo qui. Con Mario Elefante potete correre tranquillamente perché non cadrete nei buchi. Siete piccolini è leggermente più difficile. La terza moneta invece si troverà qua. Molto semplice. E niente, baffutissimi, grazie mille per aver visto questa guida, spero vi sia stata utile. E come avete potuto vedere non sono molto nascoste, quelle dei mondi successivi sono molto più complesse. Comunque spero che vi sia stata utile, non dimenticate di lasciare un baffutissimo like e di attivare la campanellina delle notifiche. E noi ci vediamo alla prossima baffutissima guida. Yippee.